Celebriamo questa mattina la festa del Cuore Immacolato di Maria. Ieri, festa solenne del Sacratissimo Cuore di Gesù. Oggi, festa del Cuore Immacolato di Maria. I due cuori più santi che esistono sulla terra, cuore di Cristo, cuore di Maria. La liturgia li pone accanto, perché nel cuore di Maria c'è tutto il cuore di Cristo, e nel cuore di Cristo c'è il cuore di Maria, sua madre, la prediletta del Padre, la madre sua, la sposa dello Spirito. Celebrando questa festa, noi necessariamente volgiamo lo sguardo al cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è il centro dove egli decide la sua sorte, è il centro dove egli si incontra con Dio, è il centro del bene, il centro del male. Diceva Gesù che è dal cuore che esce ogni iniquità, il cuore dell'uomo che è un abisso e che nessuno può scrutarlo, neanche l'uomo stesso. Soltanto Dio scruta il cuore e sa che è un abisso. C'è un abisso di iniquità nel cuore dell'uomo, ma è in questo abisso che scende l'infinita misericordia di Dio, la potenza di Dio, e lava il cuore dall'intimo. Lo rende puro perché egli vi possa abitare. Vogliamo iniziare questa liturgia di purificazione aprendo i nostri cuori a Dio. Lasciamo che lo sguardo di Dio penetri nella caverna profonda del cuore. Lasciamo che l'acqua purificatrice dello Spirito scenda a rimescolare la melma che è dentro il nostro cuore. Lasciamo che il fuoco potentissimo dello Spirito, penetrando dentro il cuore, libere dalla scoria il cuore nostro, da tutto il tartalume che ha aderito in tanti anni al cuore nostro e che intossica la nostra vita, e all'origine dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, dei nostri atteggiamenti interiori, dei nostri comportamenti esteriori. Chiediamo allo Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, di scendere dentro il nostro cuore. Ed è Gesù che ci invita: Figlio, dammi il tuo cuore. Io lo purificherò. O Spirito di Dio, scendi dentro i nostri cuori. Scendi come luce per illuminare. Scendi come acqua per lavare. Scendi come fuoco per fondere, per purificare, perché questo cuore diventi un'abitazione degna di Dio, come il cuore di Cristo, come il cuore di Maria. Spirito, Spirito, scendi su di noi. Spirito, Spirito.
Mi caro ienu maiana ieriana maio riesco alla chilina io ora rignana maien vala io roisha stiri minga io ne mengini ana maio lienti do io riesco giurini mi anca la renti no piatini ana maierana ma la rana io reti nu. Purifica, Signore, il mio cuore. Acqua divina vieni, torrente di acqua che sgorga dalla roccia divina, vieni dentro il mio cuore, purifica. Fuoco divino vieni, brucia tutte le scorie che sono dentro di me, brucia il mio peccato, vieni acqua divina, vieni fuoco divoratore, purifica il mio cuore perché sia abitazione di Dio, abitazione del bene. Signore mio Dio, lascia che la tua acqua in questo momento purifichi il mio cuore e poi come fuoco scendi dentro il mio cuore perché il mio cuore sia abitazione tua. Dio eterno e onnipotente, chi hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, ti ordinasti al profeta Eliseo di mettere l'acqua nell'acqua il sale, perché venisse risanata la serietà dell'acqua. Fa che mediante questo doppio segno di purificazione siamo liberati dall'insidia del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'issopo e seropi bianco dalla neve. Purifichemi, o Signore, laviamo, Signore, ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. Dovunque giungerà quest'acqua, porterà purificazione e salvezza. Vogliamo in punta di piedi affacciarci alla soglia del cuore di Maria. Chi oserà entrare nel cuore di nostra madre? Dice Grignon di Montfort. E lo confermano altri santi che soltanto a coloro che sono purificati dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è lo sposo di Maria, consente di entrare. Gli altri dovranno stare alla soglia.
per comprendere qualche cosa del cuore di Maria, bisogna che nella luce dello Spirito noi possiamo vedere quello che essa ha nel cuore. E se lo Spirito Santo concede questa grazia ai puri di cuore, a quelli che ha purificato 7 volte, questi privilegiati potranno entrare nel cuore di Maria, nostra madre, e comprendere le bellezze, le grandezze, ma anche i dolori che sono nel cuore di Maria. Perché il cuore di Maria è uno scrigno di gioia, uno scrigno di dolore. Perché Maria è associata al Verbo incarnato nell'opera della redenzione ed è attraverso il dolore che Cristo redime l'uomo, per cui il cuore di Maria, associata al cuore di Cristo, ha il dolore come compagno perpetuo della sua vita. Ma il cuore di Maria è il cuore più bello e più santo, è il capolavoro di Dio, ed è pertanto in questo cuore che è l'abitazione di Dio, incontaminata, dove abita il Padre, il Figlio e lo Spirito. E non c'è cuore più bello, più grande, più luminoso, più beato che il cuore di Maria. E allora abbiamo un cuore beato e un cuore addolorato. Abbiamo una somma gioia e un sommo dolore nel cuore di Maria. E il cuore di Maria alberga dentro di sé Dio e alberga dentro di sé gli uomini. Perché il cuore di Maria è abitazione di Dio ed è abitazione dei figli di Dio. Ma vogliamo per un momento sostare alla soglia del cuore di Maria e attraverso le scritture che ci sono state date entrare in questo sacrario della vita di Dio. O Maria, parlare di te non è facile. Parlare di te con cognizione di causa è dono dello Spirito. Soltanto lo Spirito può rivelare quello che è nel tuo cuore, o Maria. E noi chiediamo in questo momento, Spirito Santo, di illuminarci per poter vedere, di purificarci per poter guardare nel cuore di nostra madre l'opera meravigliosa di Dio. Il cuore di Maria è il cuore della creatura più perfetta, quella che più assomiglia a prototipo, cioè Cristo. Il cuore di Maria è il mondo di Dio,
quel Dio che aveva creato tre mondi, l'uno per tutti noi, l'altro per gli angeli e per i santi, ha creato un mondo per sé, per abitarvi. E questo terzo mondo è il cuore di Maria, nostra madre. E se è bello il cuore in cui abitano tutti gli uomini, questo mondo, purtroppo non abbiamo noi occhi per vedere le bellezze di questo mondo. Se è bello il mondo degli angeli e dei santi, il paradiso, molto più bello è il mondo fatto da Dio per abitarvi. Il mondo di Maria, e il mondo di Maria è nel cuore. Non possiamo neanche lontanamente immaginare il cuore di nostra madre, la bellezza di questo cuore, la luce di questo cuore, l'amore di questo cuore, le disposizioni di questo cuore, e il cuore fabbricato da Dio come sua abitazione sulla terra. Tutte le virtù che si possono trovare nei santi, tutte le perfezioni che si possono trovare nelle schiere angeliche, si trovano nel cuore di Maria. È il cuore dove abita Dio, dove si danno appuntamento le tre persone della Divina Trinità. Noi non possiamo neanche lontanamente sapere quale altezza, quale profondità, quale meravigliosa bellezza si celi nel cuore di Maria. E il mondo di Dio è tanto vasto, e la delizia di Dio è tanto vasta. Ma in questo cuore è venuto a bussare il dolore, perché il dolore appartiene alla redenzione del mondo. Maria associa in sé l'amore immenso per Dio, la gioia immensa per Dio e il dolore immenso per gli uomini. Il dolore immenso per il peccato, il dolore immenso di Dio per la sorte degli uomini. Per cui entrare nel cuore di Maria e vedere non soltanto la purezza di Maria, la santità di Maria, la bellezza di Maria, ma vedere anche il dolore di Maria per il mondo, per noi. Il Vangelo ci dà uno squarcio sul dolore di Maria. Già quando l'angelo fa l'annunzio a Maria e Maria dice di sì, e da quel momento che il dolore, la sofferenza entra nel cuore di Maria. I guai di Maria hanno inizio dall'annunzio dell'angelo. Non appena dice sì a Dio, Maria resta inguaiata. Sono i guai di Dio per la redenzione del mondo. Il dolore entra nel cuore di Maria. Maria aveva compreso questo e aveva detto di sì al mistero della redenzione.
Maria incomincia a provare il dolore subito dopo l'annunzio. Giuseppe, ignaro di quello che era avvenuto in lei, la famiglia sua, Anna e Gioacchino, non sapevano nulla e Maria era incinta. La famiglia di Giuseppe non sapeva nulla e Maria era incinta. Il dolore di nostra madre di fronte a questo evento che la metteva in sospetto di tutti. Chi poteva credere? Se Maria avesse parlato a quello che era venuto in lei, e Maria parte, va sulla montagna, nel suo cuore germina il Magnificat, esplode questo canto nella casa di Elisabetta, ma Maria deve tornare e torna portando i segni di colui che si era incarnato in lei. E c'è la preparazione al viaggio verso Betlemme. Quanti disagi, nessuno vuole ricevere Maria, né i parenti, né gli amici. Quale responsabilità quella di Maria di dare la luce al bambino che è Dio in una grotta, in un antro di casa. E subito Maria accetta questo dolore per la redenzione degli uomini senza comprendere perché. Maria non comprendeva, Dio velava il perché delle cose. Quando una persona comprende il perché e il nesso tra due cose, il cuore si pacifica, ma quando non si comprende il perché delle cose, il cuore resta addolorato. Perché non sa. Maria non comprende il perché di queste avversità del cielo e della terra. Perché Dio non si commuove se questo è suo figlio. Perché Dio non provvede a suo figlio se veramente è figlio di Dio. Perché mi mette in queste condizioni. Se lui è il salvatore degli uomini, il re di Israele, perché c'è questa ostilità contro colui che io porto nel grembo? Maria non comprende. E quando Simeone, al 40° giorno della nascita, ha nelle mani il bambino, colto dalla luce dello Spirito, dice a Maria, lo vedi, questo bambino che tu porti in braccio è la rovina per molti di Israele, è la resurrezione per molti di Israele, perché si svegliano i pensieri dei cuori. Ma la spada del dolore trafiggerà l'anima tua. E Maria non comprende queste parole, ma le serve dentro il suo cuore. Che significa tutto questo? Io non comprendo. E il grande dolore di Maria è l'incomprensione di Dio. Non si comprendono gli uomini.
ma non comprendere Dio, non comprendere l'agire di Dio, il perché delle cose che dipendono da Dio. Il cuore dell'uomo resta disorientato. Maria non resta disorientata, ma è concentrata dentro se stessa. Valutava dentro il suo cuore il significato profondo di queste parole. Dio non svelava. E col tempo che Dio svelerà, a 12 anni, proprio il Vangelo di oggi, il bambino sparisce, si dilegua dagli occhi dei genitori. Quale angoscia! Era il figlio consegnato allora da Dio. Era Dio che si era incarnato. Avevano perduto Dio. Quale responsabilità di fronte al Padre e di fronte agli uomini! Nell'angoscia. Per 3 giorni era l'angoscia più profonda. Maria. Il dolore di Maria è indescrivibile. E quando finalmente trova il bambino nel Tempio e sente una scusa che la fa restare perplessa, dentro il suo cuore ella conserva la parola di Dio e la rimucina, ma non comprende. L'incomprensione di Dio è il grande dolore nostro. Non comprendiamo il mistero del dolore. Maria non comprende il mistero del dolore che porta nel suo cuore. Soffre senza comprendere. Dice Gesù, non sapevate. E che come potevano sapere? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Anziché subire il rimprovero e accettare il rimprovero, Gesù rimprovera Giuseppe e Maria, perché siete così affannati, non lo sapevate, come potevano saperlo? Beh, perché tu non hai parlato? Beh, perché dovevo parlare? Essi non compresero le sue parole. Ecco il dolore, non comprendere. Non comprendere i fatti di Dio, l'agire di Dio, il perché delle cose. Ma Maria accettava, non comprendendo. E il dolore lo portava dentro il suo cuore. Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. Tutti questi avvenimenti avevano un senso, le conservava nel suo cuore, ossia il fatto di Dio occupa tutto il cuore di Maria. È una sottolineatura importante, è il fatto di Dio che deve occupare tutto il nostro cuore. Maria in questo momento è occupata tutta da Dio. Il grande problema della sua vita è Dio. Essa è la madre del Verbo incarnato. Essa è colei che deve portare al mondo la salvezza. Con Gesù
la preoccupazione di Maria e anche la preoccupazione di tutti gli uomini che questo Gesù deve salvare. Il cuore di Maria che si turba quando vede l'ostilità dei nazaretani, dei suoi paesani, della sua famiglia. I familiari non accettano questo Gesù, questo figlio nato non si sa come, che si dice figlio di Dio. Sì, Maria è santa, è buona, questo figlio è buono, ma... E poi ha avuto il capogiro, gli è venuto in testa di fare miracoli, di andare per il mondo e dicono a Maria: Maria, questo tuo figlio è su di giri, tutto il parentato ormai è in subbuglio, che ne facciamo di questo tuo Gesù? E gli è venuto in testa. E Maria si associa ai parenti che lo vanno a trovare. Qui c'è tua madre, ci sono i tuoi parenti che ti cercano. E Gesù, mia madre, miei fratelli, mie sorelle, ma quando mai? Addite tutti i discepoli e quelli che l'ascoltano, mia madre, sono tutti questi. I miei fratelli, le mie sorelle, tutte queste persone. E Maria sente, come? Io sono sua madre. E lui dice che la madre sono gli altri. Non mi riconosce più. E Maria ignora. Inghiotte, inghiotte. Non comprende, perché il dolore viene dall'incomprensione e la purificazione della mente e del cuore sono opera della grazia divina. Maria deve camminare per la via della santificazione come gli altri santi. In lei non c'è da purificare il peccato, ma c'è da purificare la mente, c'è da purificare il cuore dai limiti umani per poter accogliere la potenza divina. E Maria segue Gesù. Ma Gesù non vuole la compagnia di Maria. Le altre donne sì, ma lei no, deve stare a casa. Maria si distacca da Gesù. Lo va a trovare di tanto in tanto. Ma nel momento della passione, Maria corre a trovare suo figlio. Rivive tutti i momenti della passione. Il dolore invade il suo cuore. La folla grida: crocifige, crocifige. E quelle parole trafiggono il cuore di nostra madre. Pietro lo rinnega. Il discepolo fedele, gli altri fuggono, uno lo trova. Il figlio suo, il figlio di Dio. Gesù gliel'aveva detto, ma essa non credeva. Perché l'amore non crede finché non vede.
non crede al dolore. Eccolo adesso sotto la croce. Padre, la consegna a Giovanni e dice a Maria, ecco tuo figlio. Gesù si spossessa dalla madre. Maria adesso è sola, ha un solo figlio, Giovanni. Gesù non è più suo figlio, ormai è olocausto, offerto al Padre. E riceve Gesù sulle sue ginocchia, morto, nella deposizione. La pietà di Michelangelo descrive bene questo affranto di Maria. Maria partecipa al dolore di Dio, al dolore del Padre, perché il Padre soffre, che ne dicono. Non certamente poteva consolarsi il Padre Eterno quando vedeva morire suo figlio, trafitto dagli uomini. Partecipa al dolore del figlio. Essa stessa è tutta dolorante, sorretta dallo Spirito. Il cuore di Maria trafitto. La spada del dolore annunciata da Simeone è penetrata in fondo nel cuore di Maria, e il cuore trafitto, quella lanciata dell'ungino che trafigge il cuore di Cristo, trafigge anche il cuore di Maria, ecco il cuore di nostra madre. Il cuore più bello, il cuore più santo, il cuore più meraviglioso, il cuore incontaminato, e il cuore trafitto, più dolorante, il cuore dove è entrata la pienezza del dolore. Questo è il cuore di Maria. Insegnamento per noi, avere il cuore di Maria nella purezza, nella santità della vita, nell'amore, ma albergare dentro il nostro cuore il dolore che ci purifica. Mai nel cuore di Maria entrò l'odio, mai, perché l'odio viene dal maligno, restò solo l'amore. L'odio bussò, non c'è posto per te. Mai nel cuore di Maria venne un dubbio. La fede custodiva il cuore di Maria. Mai l'ombra dalla menzogna oscurò il cuore di Maria. Era nella verità, verità, purezza, bellezza, amore, pur in mezzo al dolore degli uomini, pur in mezzo ai peccati degli uomini, perché essa è madre e sente i peccati degli uomini. Il cuore di Maria non è attraversato mai dall'odio, soltanto l'amore alberga nel cuore di Maria, come nel cuore di Cristo, come nel cuore di Dio. Fratelli e sorelle, dobbiamo guardare questa mattina al cuore di Maria per imitarne la purezza, la santità, l'immacolatezza, ma dobbiamo guardare al cuore di Maria, perché il cuore di Maria è il cuore della dolorata, di colei che ha sofferto più di tutti gli uomini messi insieme.
Dio tratta così quelli che ama. E quando il dolore viene a bussare alla nostra porta e non comprendiamo, pensiamo a Maria che ci dice: il dolore bussò sempre al mio cuore. Io sempre ho avuto il cuore aperto al dolore. L'ho accettato nel mio cuore, senza comprendere. E adesso il cuore di Maria è sì beato nel cielo, ma il cuore di Maria è ancora addolorato per i peccati degli uomini. Quelle lacrime che spuntano sul volto di Maria non sono lacrime finte. Maria non apparisce lacrimosa, ma lacrima. Maria sente il dolore per gli uomini. Vede che la redenzione del suo figlio non ha l'effetto per tante e tante persone, che nonostante la morte del figlio tante si dannano, e Maria sente che madre, madre universale, madre di tutti, vede l'indifferenza degli uomini, anche di quelli che si dicono vicini a Dio, e il cuore di Maria è esacerbato e piange, a pianto a Siracusa, con lacrime umane, a pianto a Civitavecchia, piange ora con lacrime umane, a volte con lacrime di sangue, per farci comprendere che il suo cuore è ferito, che il suo cuore è esacerbato nel dolore per la sorte nostra. Ma in questo cuore pieno di dolore e pieno di amore regna sempre Dio, Dio dall'amore, Dio del dolore. Fratelli e sorelle, ci siamo un po' accostati al cuore di Maria e adesso domandiamo a Maria di farci comprendere che il nostro cuore deve essere simile al suo. Come il cuore della madre, così il cuore dei figli. Chiediamo a Maria che i sentimenti che furono in lei siano dentro di noi, di fronte alla grazia di Dio e di fronte al dolore di Dio. Quando il dolore viene a bussare al nostro cuore, guardiamo a Maria addolorata. Quando il peccato bussa al nostro cuore, guardiamo a Maria Immacolata. Quando Cristo viene a bussare al nostro cuore, guardiamo a Maria che l'ha fatto entrare. Quando il diavolo bussa al nostro cuore, respingiamo il diavolo come Maria ha fatto. E consacriamo il nostro cuore al cuore di Maria. Alla fine della Santa Messa noi ripeteremo l'atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, al cuore senza macchia. Ma appunto perché senza macchia è il cuore invaso dal dolore per la redenzione dell'uomo. O Maria, Madre nostra, noi non potremo mai comprendere quello che è dentro il tuo cuore. Noi celebriamo la festa del tuo cuore immacolato, senza macchia, ma celebriamo anche questo cuore dove è entrato il dolore, perché il tuo dolore ha operato la nostra redenzione, perché per il tuo dolore i nostri cuori diventano immacolati come il tuo. Amen. Adesso interponiamo
l'intercessione di Maria nostra madre. Essa interpella suo figlio, mediatrice di tutte le grazie presso il suo figlio. Noi domandiamo a Maria che ascolti le nostre preghiere, le offra a suo figlio, perché attraverso quest'unico mediatore scendono le grazie sopra di noi. O Maria, Madre nostra, mediatrice di ogni grazia, tu che porti nel tuo cuore l'amore per tutti i tuoi figli, tu che conosci il dolore di tutta l'umanità, tu che comprendi tutti i tuoi figli. O Maria, intercedi per noi, intercedi per quelli che noi ti presentiamo, intercedi per tutti i presenti, per tutti gli assenti, per quelli che noi ti presentiamo. Tu sei la madre di tutti. Ascoltaci, oh Maria. A voi tutti, fratelli e sorelle, noi auguriamo pace. Dio voglio concedervi i suoi benefici e ricordarsi della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, suoi servi fedeli. Concede a tutti voi volontà di adorarlo e di compiere i suoi desideri con cuore generoso e animo pronto. Vi dia una mente aperta ad intendere la sua legge e i suoi comandi e una volontà di pace. Esaudisca le vostre preghiere e i suoi comandi e vi sia propizio e non vi abbandoni mai nell'ora dell'avversità. Noi qui appunto preghiamo per tutti voi. Ecco, è un saluto che vi diamo ed è una promessa di preghiere che noi facciamo per tutti voi che venite in questo Tempio ad adorare il Signore. Questo è il luogo di preghiera, è il luogo santo dove il Signore concede grazie. Anche oggi ha concesso tante grazie che non sono state annunciate, ma che noi attendiamo di sentire dalla vostra bocca. Ancora una volta il Signore ha visitato una malattia grave che è stata arrestata, ha visitato un polmone, ha visitato i reni di una persona, ancora una volta ha dato la grazia ad una persona di eliminare un male che era nell'ovaie e un fibroma che era nell'utero. Domandiamo adesso al Signore che ci dia la pace, la serenità, in modo da prepararci bene al convegno, che alla convocazione che stiamo preparando, e possiamo ritrovare qui la pace, la serenità, l'amore vicendevole, perché il Signore è qui appunto per darci la pace, la concordia e l'amore. Amen. Preghiamo. O Padre, che in questa celebrazione, in onore di Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio, ci hai resi partecipe della tua redenzione, fa che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici e comunichiamo. Distrugga dal vostro cuore tutto il male e vi metta il bene, perché per questo siete qui. Signore Gesù, ti preghiamo, dona la pace a tutti questi miei fratelli. Liberi il loro cuore dai veleni, liberi il loro cuore di astia e da rancore,
da tutti la tua gioia nel servirti. Amen.